Adesso ci occupiamo di scuola con un manifesto degli studenti abruzzesi che chiedono di riscrivere la legge sul diritto allo studio, notizia che è stata lanciata sui social. Abbiamo con noi pronto, già collegato il nostro Luca Pompei per parlare di questo manifesto degli studenti abruzzesi che tra l'altro ribadiscono anche i problemi legati al comparto scolastico che sono stati ingigantiti anche dalla pandemia. Luca, è così? Assolutamente sì, Anna, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Ma pensate che la legge regionale diritto allo studio è ferma al 1974, quindi urge una nuova stesura, una riforma totale da questo punto di vista. E gli studenti che sono stati anche coinvolti, perché proprio mentre vi stiamo parlando, stanno partecipando alla riunione della Commissione per la riforma della legge regionale sul diritto allo studio, hanno deciso di scrivere un manifesto, un elenco di proposte concrete. Lo hanno fatto in particolare l'Unione del diritto allo studio dell'Aquila e il collettivo studentesco di Lanciano. Documento tra l'altro sottoscritto dai rappresentanti di 20.000 studenti abruzzesi. I punti salienti sono ovviamente quelli riguardanti l'edilizia scolastica, la didattica, ma anche, soprattutto in questo periodo così delicato di pandemia, i trasporti pubblici. I trasporti pubblici che insomma hanno fatto segnare grosse difficoltà e grossi disagi, soprattutto nel periodo di lockdown. Ecco, proposte semplici che fanno parte appunto di questo manifesto che potete consultare sul nostro sito www.rete8.it e che sarà portato all'attenzione della Commissione regionale che si sta occupando della riforma della legge regionale di diritto allo studio. Anna, prima di salutarti, una nota di sport. Nel pomeriggio incrociamo le dita, ci aspettiamo un grande risultato dal nostro Giulio Ciccone al Giro d'Italia. Al Giro d'Italia c'è anche il nostro Enrico Giancarli, per cui in caso di, lo speriamo, vittoria del nostro Giulio Ciccone, ci sarà sicuramente un contributo da parte del nostro Enrico Giancarli, oltre ovviamente ai dati consueti per quanto riguarda i contagi Covid. A te.